più treni e personale già dal prossimo mese di ottobre è la prima risposta di Ferrovie dello Stato al grido d'allarme lanciato dalla Regione Lombardia sul fronte del trasporto ferroviario, mentre resta sospeso il nodo della governance di Trenord. Ad annunciare le novità per i pendolari lombardi è stato il nuovo amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, alla sua prima uscita pubblica dalla nomina, al termine dell'incontro con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, avvenuto ieri a Milano, nella sede della giunta regionale. Ad agosto sono stato solo, tutto il mese ci ho lavorato da solo, almeno agli indirizzi macro. Il trasporto regionale, noi dobbiamo tornare ad essere un'azienda di trasporto ferroviario, dove non escludiamo operazioni anche di carattere non solo nazionale, perché il mercato del trasporto ferroviario ormai per domestico intendiamo l'Europa, per cui abbiamo collegamenti, in Milano stiamo lavorando su tanti collegamenti, Francoforte, poi con il Presidente magari avremo modo di parlare anche dei collegamenti che da Milano partono verso la Germania, puntiamo ad accelerare i collegamenti su Monaco sempre da Milano, e per cui noi ci siamo su questa partita, ma prima di tutto i treni pendolari. Sono soddisfatto che le nostre richieste abbiano avuto una risposta parzialmente positiva, ha commentato il governatore leghista, mentre il ministro delle Infrastrutture Toninelli si dice orgoglioso e parla di svolta per i pendolari. In base all'intesa raggiunta tra Ferrovie dello Stato e Regione, a partire da ottobre a supporto della flotta di Trenord arriveranno 9 treni, mentre altri 25 convogli saranno immessi sulla rete regionale entro il 2019. Si tratta di treni usati che non saranno tolti ad altre regioni, ma arriveranno da un'ottimizzazione delle flotte non utilizzate a pieno regime, ha precisato Battisti, spiegando di essere al lavoro per aggiungerne altri 15 nuovi sempre entro il prossimo anno. Sempre entro ottobre, inoltre, in Lombardia, Ferrovie dello Stato trasferirà 20 addetti tra macchinisti e personale di bordo distribuiti su 30 convogli. L'accordo prevede inoltre sinergie fra le sale operative Trenord e Trenitalia, il supporto operativo di Trenitalia nella gestione dell'offerta, interventi sui cicli della manutenzione al fine di migliorare la sicurezza del servizio. Rinviato invece il nodo della governance di Trenord, posseduta dal 50% dalla Regione Lombardia tramite Ferrovie Nord Milano e al 50% da Ferrovie tramite Trenitalia. La questione, ha affermato Fontana, dovrà essere risolta nei prossimi mesi.